edizione numero 30 per la classica salita del costo a contendersi il titolo in palio. 158 piloti dall'1 al 3 aprile, torna lo spettacolo dei motori in uno dei percorsi più coinvolgenti del Vicentino, un tracciato di 9,910 km lungo la statale 349, il via da località Bramonte a Cogollo del Cengio e poi su verso l'altopiano dei Sette Comuni, dove la bandiera a scacchi sventolerà in località Campiello. Per quanto riguarda il trofeo italiano velocità in montagna, si ripropone la super sfida tra Simone Fagioli e Christian Merli. Saranno 25 piloti a darsi battaglia per Fagioli, pluricampione fiorentino con 11 titoli europei in bacheca e recente vincitore del trofeo della Consuma domenica scorsa. Ci sarà sicuramente la ricerca della quarta vittoria da sommare a quelle conseguite nel 2017, 19 e 21. Di certo dovrà fare i conti con l'eterno rivale trentino, il cinquantenne Merli, che vorrà sicuramente aggiungere un altro trofeo al proprio palmarès, fermo alla vittoria del 2018. Il terzo incomodo, pronto a cogliere ogni errore degli avversari, è Diego De Gasperi, in cerca di spodestare dai gradini più alti del podio i due favoriti. Nella gara delle auto storiche il pronostico è a favore di Giovanni Ambroso con l'Osella PA 990, con la quale primeggiò nel 2021, ma come detto per le auto moderne il meteo potrebbe ribaltare i pronostici, mettendo in gioco le Porsche 911 di Giampaolo Basso e Umberto Pizzato, oltre alla Ford Sierra Cosworth 4x4 di Agostino Accolti. La gara entrerà nel vivo con le operazioni di accredito ospitate nel Motorhome situato in via Da Vinci, nella zona industriale di Caltrano, a partire dalle 9 di venerdì 1 aprile, che si protrarranno fino alle 16:30. La giornata del sabato sarà dedicata alle prove ufficiali del percorso con due manche, la prima alle 9:30, la seconda alle 14:30. Clou della manifestazione domenica con la partenza della prima vettura storica alle 10, a seguire le moderne.